Ciao Lucianina. Che mito. Bebe, le grandi donne che stasera, vedi Filippa, Luciana, Bebe, dai. Allora, dai. Vuoi sederti? Allora, sì, intanto volevo fare i complimenti anche a te. Grazie. Fabio, complimenti perché hai fatto impazzire il web, questa settimana. Cioè? Il web è completamente impazzito per la tua barba bianca. Oh sì, ma non c'è niente di più, niente di più urgente da fare. Neanche se Belen si fosse tolta le mutande ci sarebbe stata una roba del genere. Visto niente. Incredibile. Adesso ce l'hai tutte e due. Che barba, che noia, che noia, che barba. Tutte e due. Non ho visto nulla io. Ma come non hai visto? Non hai visto che è crollato Facebook, Instagram? Ah, per colpa mia? Per colpa della tua barba. Tutti che parlavano. Tu che pensi, chiamiamo Obama, il satellite, Brian May. Ma di che? Basta che ti fai crescere la barba bianca un attimo. Ma non l'ho fatta crescere, è venuta, non la tingo, ci mancherebbe altro. Non la tingi, no. Di colpo. No, ma guarda i meme che sono comparsi in rete, meravigliosi. Quest'anno al posto di Fabio Fazio la conduzione c'è il maestro Shifu. Ma è uguale! Il maestro Shifu di Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, lo ricordo. Le stesse occhiaie, ti mancano i baffi pendenti. Sì, così sì, che sì, puoi sì, fare, modellare con un po' di prodotto. Io sono più allegro, lui è un po' arrabbiato, io sono più sereno. Sì, però la faccia più o meno. Sì. Vediamo l'altra. Più o meno, no. L'altra è anche molto bella, vediamo. Ecco, grande buffo, esci dal corpo di Fabio Fazio. Oh ragazzi, si invecchia. Anche il colore, proprio blu. Azzurro Viagra, diciamo, è quello. Ma quello che mi piace di più in assoluto è questo qua, che mi fa molto ridere. Sì. Capitan Phillips. L'ho conosciuto, io l'avevo invitato a quelli che calcio. Ma è venuto anche qua. Sì, sì, anche qua, anche qua. Sì, sì, sì. Ecco, vedi, senza tu che guardi i bastoncini Findus, ma non li hai. Lui che sorride perché ha pescato i merluzzi e tu che sei un merluzzo. Vabbè, vedi, hai un po' la faccia di uno che si è ricordato di aver dimenticato il bancomat sopra la macchina. Ho un futuro, vedi. Senti, volevo subito fare un esperimento qua. Dove vai adesso? Voglio un attimo misurarti la temperatura. Ma non funzionano mai. Quanto c'è? 27,8. Sì, un serpente. Sì. No, infatti io volevo dire proprio questo. Sì, 27,8. Tra tutte le cose, sì. Tra tutte le cose del Covid, va bene il distanziamento, ci laviamo le mani, ci mancherebbe, togliamo le scarpe, facciamo attenzione alle mascherine, eccetera. Ma se c'è una cosa che non sopporto più in assoluto è la misurazione della temperatura. Cioè, in ogni posto dove vai ti ed è sempre diversa. Ma ti puntano una pistola o alla fronte così, o alla tempia, sempre. Hai qualcuno addirittura nella giugulare qua ti prendono la tempia. E tu fai così anche. Quindi, ma scusi, ho detto anch'io in panetteria, ho detto, ma scusi, io avevo 36,2 adesso dal di là. Ma poi ti misurano la temperatura con sta specie di pistola a canna mozza, perché non è che sono le pistole. Tu quanto hai? Vediamo un po'. Fai un po'. 8888, no, 27,8. 27,8, ma ti sembra normale? Cioè, che tu vai in un posto 27,8, che tu dici, ma è la temperatura di una lucertola, mi controlli se sono viva per piacere, perché non è normale. Oppure tu arrivi, magari sei stata, hai camminato nel marciapiede al sole, oppure è una caldana, noi donne ogni tanto ce l'abbiamo, noi donne che siamo già un po' stagionate, arrivi di pit, 39! Non può entrare, si metta un po' all'ombra lì, e così ti metti all'ombra. E poi dopo provano, 32 può entrare. Ma com'è possibile nel giro di 3 minuti che mi cambino le temperature? Poi ti fanno anche le facce. Tu dici, quanto ce l'ho? Ma non può dirmelo. Eh no, non posso dirlo per la privacy. Ma che mi chiedi privacy? La temperatura è mia. Com'è che non me la dici la mia temperatura? Entri in 4 negozi e 4 temperature diverse, non è possibile. Ecco. Ma la cosa che fa più impazzire di tutte sono quei termoscanner, sai i chiangoni lunghi, no? Che tu ti devi mettere dentro il contorno, sì, no? Come sì. Sai nella scena del delitto, la vittima che è messa così, tu lì uguale devi prendere il contorno, però tira sempre alto, quindi misura nel mio caso la temperatura quello dietro, perché non riesco mai... E poi... Per esempio nel supermercato non c'è nessuno che ti controlla, cioè se ti viene fuori tipo 37,6 non è che tu dici, ehi ragazzi ho 37,6, vado a casa, la cicoria la compro un'altra volta, cioè, ma il massimo è in una palestra che frequenta un mio amico e mi ha detto che c'è questo termoscanner che tu intanto vedi tutti che cercano di prendere la misura, no? E poi fa...
che tutti fanno, cosa ha detto? Accesso consentito. E poi c'è quella del balcone che dice accesso consentito, minchia. Ma poi va bene, speriamo, fammi vedere. No, è sempre 27, 28. 27,5. Scesa. No, adesso 32,6. Vabbè, sto meglio. Vedi, è un attimo che uno si riprende. No, tra l'altro, vabbè, queste robe qua sono proprio da Nobel. Ho sentito che parlavate del Nobel alla fisica, insomma, questa settimana. Beh, abbiamo fatto i complimenti, certo. Mamma mia, Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica. Sì. Deve essere un pezzo di genio pazzesco. Cioè, dopo perché il... guardi me? No, ma infatti, perché guarda te, cioè dopo il premio Nobel della fisica che cosa c'è? Io che no. Scendo in terra e ti dice hai ragione tu. Sì, l'avevo pensata proprio così. Chissà se è riuscito a fare lo speed, Giorgio Parisi. Questo è un'altra cosa, quello... Bisognerebbe chiederglielo, quando viene, perché io non sono riuscita. Comunque, volevo capire solo una cosa, se Giorgio Parisi... è parente di Eter Parisi. Non credo, a occhio non credo, però no, glielo chiederei. Però invece a occhio io direi, siccome lui studia anche gli stormi degli uccelli, l'altra le cicale, magari c'è Poi è anche molto spiritoso. Sì. Hai visto il meme che ha pubblicato nei suoi social? Guarda. No, fammi vedere. È molto carino. So Giorgio, so bello, so premio Nobello. A fa ridere. Il premio simpatia di Frabosa Soprana lo darei a lui. Beh, adesso lo strapperei dalle mani a te. Ma sei invidiosissima di quel premio. Mamma ma te mia. Lo faccio dare l'anno prossimo. Ma smettila! Ho già detto che vai. Basta. Sai quanti anni ha questo qua? È del 48 come Razzi. Vede che c'è stata una compensazione. Però guarda come la testa è più davanti rispetto al resto del corpo, perché è tanto pesante. La testa di... cioè il cervello è più avanti del cervello nostro. Pare che addirittura quando pensa il suo cervello fa il rumore delle balene, fa Allora è bellissima la motivazione. La motivazione dice: per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria. Ecco, già per capire questa cosa... Io direi sti cazzi. No, questo no, non sta bene dirlo. No. Però io non capisco neanche la motivazione. No, appunto dico, già per capire la motivazione ci vuole una laurea. Cioè, l'unica cosa che unisce disordine e fluttuazioni è la camera di mio figlio. Non c'è altro. Ma sai che ho letto il curriculum? Volevo leggerlo, ma era troppo lungo. È lungo come l'amica geniale. Non so quante pagine sono. E anche la data di nascita è un'equazione di sesto grado. E lui ha detto che le più grandi intuizioni gli sono venute nella vasca da bagno, fissando le piastrelle arancioni del suo bagno. Ecco perché non è una breve... Come ce l'hai le piastrelle tu? No, non ce l'ho. Non ho le piastrelle io. Non hai le piastrelle in bagno? No, è solo la terra battuta? Smalto. No, c'è lo smalto. Ah, smalto così. Qui non c'è. Io vedo, c'è il mosaico, niente. Casino. No. Io quando guardo la doccia penso ai peli che si sono incastrati nello scarico, non mi vengono in mente grandi cose. Volevo fare anche i complimenti per il genio di questi inventori del nuovo videogioco che è uscito in questi giorni. Sì. Non so, tu sei esperto di videogiochi? Nulla. Immaginavo. Nulla. Tu sì, invece è troppo no. Maschio. Perché tu sì? No, io no, però i maschi della tua età. Ma i videogiochi? Tanto, ma videogioco, dai. Cioè, ti stanchi anche a usare il joystick? Beh, molto. Ecco. Comunque, vabbè, adesso questi videogiochi sono molto sofisticati, molto precisi, cioè si sente addirittura l'odore della scella fritta del centrocampista, si vedono i peli dei... Devo dire, peli dei polpacci dei calciatori, però purtroppo questo giro hanno toppato sulle facce dei calciatori. Vediamole. Vediamole. Ecco. Ma ti pare? Sono due alieni? Due alieni? Ma... Alien. L'avessi fatto io col pennarello a punta grossa l'avrei fatto meglio. Sì. Cioè, ma guarda Messi in che stato. Ah, è Messi quello? È Messi con gli occhi che gli colano dalla faccia, sembra una pera Williams dentro la bottiglia di grappa. Sì. Ma ti sembra? Ma che facce sono? Sembra, sai, quelli che sono nati da due cugini di primo grado. No. Meglio io con Shifu, scusa. Molto di molto più. Meglio, eh. Ma guarda Ronaldo. Sì. Ronaldo è un vampiro, un pipistrello di Vanna. È Ronaldo in Transilvania. Mamma mia, un orchetto del Signore degli Anelli. Sì. Sembra uno che si è svegliato alle 5 e mi ha dato a dormire alle 2 di notte con in corpo una bottiglia di Amaro del Campo. Esatto. E abbiamo anche la foto di quando esulta, vediamola. Guarda, cioè, ma io l'ho visto dal vivo, per piacere. Cioè, cos'è? Shrek.
Cioè, sembra che abbia la bocca piena di castagni. E loro, insomma, gli ideatori si sono giustificati chiedendo scusa, hanno detto sì, scusateci, non ci è venuto bene. No. Ma scusa, cosa? Sono mesi che state lì a smanettare, a calcolare tutte le ipotesi e le variabili di sto benedetto gioco e non vi siete accorti che ci sono dei mostri, degli abissi. No, perché se loro sono così, non voglio immaginare Chiellini cosa sarà. Non voglio immaginare. Comunque. Va bene. Cos'è? Allora. Un attimo, cerchi, che devo cerchi fare, casa? Devo fare un piacere ad un mio amico, Sergio, no, è un mio amico che ci segue sempre, pare. Sergio, allora ascolta, ci sarebbe questo bilocale, zona Pigneto, fai? Con soppalco e cucina abitabile, solo che accesso fuori, tu hai una certa età, quindi poi dopo è un casino. Perché ma cosa stai facendo? Sto cercando casa Mattarella. Allora, oh, signore. Se sono nel bagliatoio, poi ti devono sbrinare i carabinieri, se no... Pure Sergio, ascolta, ci sarebbe questo trilocale, trilocale ottimo perché lo può fare tricolore, 100 metri calpestabili, ma Luciana... più terrazzo abusivo ma condonato, devi fare attenzione perché è nuda proprietà, rischi, perché metti che quello lì campa fino a 120 anni come la spugna antartica, e ciao. Se no ti metto io l'annuncio, ottantenne, bella presenza, ottima pensione, cerca trilocale signorile, soffitti alti, perché se vengono i corazzieri a trovarlo. Grande cabina armadio per cravatte, no Salvini, no Conte, no Letta, no Meloni, no perdi tempo. Non so se hai visto che sta cercando casa, Matta. Visto, visto. Mattarella cerca casa, al capo dello Stato visita un appartamento in zona semicentrale, così giusto per far capire che di fare il secondo mandato col cavolo, non sa più come dirlo, fra un po' chiama le frecce tricolori che scrivono nel cielo di Roma, arrivederci! Ma ha ragione, ma che si rifaccia una vita. Adesso questa settimana gli è andato la laurea, l'hai visto? Sì. Che era vestito tutto di rosso, sembrava una bottiglia di ketchup. Non dire così, ma Luciana! Poi adesso... E lei gli vuole talmente cerca... bene che si preoccupa di tutto, ma non cerca devi... la casa, può essere frainteso. Poi si comprerà il cinquantino, si farà tutti i colli bolognesi, una vespa, che è come Benjamin Patton. Ma cosa? Ma smettila! Ma al contrario, va meglio bene. Così che non quei pensionati che vanno le conarie e fanno i furbini, no? Beh, comunque, la cosa che fa più ridere è che va lui personalmente a vedersi. Ma è stato meraviglioso quello. Ma fa ridere. Ma è fantastico. Ma tu pensa, Ding Dong, chi è? È Mattarella. Chi? Ding Dong. Sono Sergio, Sergio Mattarella, il capo dello Stato. Ah, bene, quarto piano. E mi auguro che non incontri mai quello là mezzo nudo che diceva a te, caffè, succhino, mentre... Perché non sarebbe proprio il massimo. No, decisamente. Va bene. Comunque fa impressione. Eh? Ma non c'è, posso fare un appello? Non c'è qualcuno che compra una casa a sua insaputa? È già successo, perché no? Io non ce la faccio da vedere lui che va in giro come San Giuseppe a cercare casa. Ma invece è bellissimo. Oppure scusa. Che chieda Napolitano. Ma è un se... ma non Nati cosa fai? Ma non cosa... c'hai un letto a casa tua che lo puoi ospitare per piacere? Luciana, no, ma... perché? Ma come basta. Ma scusami, ma come mai è ancora in affitto? Ma Luciana, smettila. La sua età. Perché lui ha la residenza in Sicilia e quindi... Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Che a Roma non è la sua casa. Beh, capito, ma basta, Luciana, fatti gli affari tuoi. Ma insomma, sarà, avrà speso tutti i soldi. Ma cosa ti importa? Ma non fa, ma pensa. Sarà ma cioè, ma un italiano su due ha una casa di proprietà. Ma lui ha la residenza in Sicilia. La spesi tutti per comprarsi una macchina, storci cravatte, va a sapere. Può darsi, va bene. Comunque a casa a Palermo, esatto. E quindi lui farà il senatore a vita a Roma, esatto. E quindi deve fare, non può fare, esatto. Pendolarismo estremo, esatto. Tutti i giorni, esatto, a Roma, bravo. Eccetera. Ma vieni a Torino, Matti. Ecco, adesso lo invito vieni a casa. Vieni al posto di Ronaldo, che la casa è libera. Sì. C'è un bagno grande come cuneo proprio. La, sì. La vasca da bagno è grossa come camogli. Vieni, ti porto dalla mia parrucchiera, ti fa quel bel bianco astronave. Va bene. Perfetto. E io insomma, ma pensa, poi se hai bisogno di due uova, insomma una tachipirina, qualcosa, io ci sono sempre come vicina, no, perché adesso i vicini nuovi, ti faccio vedere i miei nuovi vicini? No, te li faccio, non voglio vedere. Chi sono i tuoi nuovi? Ah, i cinghialetti. Sotto casa. Cinghialetti? Cinghialetti, erano cinghialazzi. A Torino? A Torino, sotto casa mia, lì c'è la fermata del 56. Tutto il mondo è paese, quindi a Roma, a Torino. Ma sì, ma poi io non abito in montagna, in collina, abito in città. Questi, vedi, stavano... Ma perché loro non possono avere il diritto di abitare in città anche loro, scusa? Non capito, posso... ma io porto fuori il cane, mi trovo il cinghiale. Vabbè, faranno amicizia. Ma degli ungulati come vicini di casa, allora era meglio Ronaldo, veramente. Poi tocca dire che hanno tanti difetti, rovinano i raccolti, ti sfasciano le macchine, mangiano le borsette di Shakira al parco, però
bisogna dire che rispettano moltissimo il codice della strada. Vedi? Sono sempre in fila indiana, non uno che sorpassa, non uno posteggiato in seconda fila. Perfetti. Vedi? Non come quelli che hanno il monopattino, ecco. Non so se avete fatto anche voi caso a questa storia dei monopattini. Cioè sì, a volte sono un po'... No, ma a parte viaggiare, ma che poi li lasciano e li abbandonano, sì, così alla... Di solito davanti alla porta del garage. Ecco. Sì, sì. E allora io ho preparato una letterina. No, però non è il caso di essere... Bisogna essere tolleranti, Luciano. No, ho preparato questa letterina per sì, monopatteristi, proprio, sì, perché devo dirgli, sì, due parole. Sì. Peccato che non la trovi. Sì. Forse quella? Ah, bravo. Era l'ultimo, l'unico. Scemo. No, invece... Il premio Nobel. Perché devo pensare a tutto io, questo. Vabbè. Allora. Sì. Tra l'altro i sindaci dovrebbero, i nuovi sindaci, appello che c'è il ballottaggio, dovrebbero prevedere delle piste, oltre quelle ciclabili, cinghialabili. Cinghialabili. E loro, sì, vanno in fila lì. Leggi. E no. Allora, caro monopatterista, viaggiatore solitario di gamba sola, acrobata delle mie rotelle e merito centauro dal polpaccio propulsore. Amico danzatore di surf da strada che mi passi a fil di culo a 30 all'ora e mi porti via un gomito. Equilibrista delle ruotine a cui piace andare in giro come Vispa Teresa con naso in su e la gambina piegata. Mi spieghi come mai quando scendi dal monopattino lo schianti sul marciapiede così alla Vava Fan? Dammi un motivo, amico, anche uno solo. Perché ti chiedo, me lo sbrodoli sul pavé o lo abbandoni appoggiato a terra che se arriva una carrozzina con un disabile o una mamma col passeggino deve fare lo slalom? Possibile che non riesci con le tue manone sgorbie a dargli una sistemata invece che scatafrattarlo alla disdicevole vacca? Hai muri, paline, cornicioni, mancorrenti dove farlo stare zitto. Fallo, testa di grandissimo squacquerone, in quanto molle e priva di forma. Ogni tanto ti vedo che arrivi sul monopattino e trac, lo schianti a terra e te ne vai. Arrivi e pran, lo lanci contro il lampione in bilico. Fossi tu medico che deve accorrere a salvare vita umana, capirei. Fossi tu poliziotto che deve sventare crimine, capirei. Fossi anche solo colto da raptus intestinale incontrollabile, capirei. Anzi, ti direi io, per prima, corri. Invece no, sei solo un egoista che vede il marciapiede come suo garage. Quindi ti faccio un augurio a te, amico pattinello maleducato, che prima o poi, mentre freni, arrivi un tuo collega da dietro, Luciana, e adoperi il tuo posteriore come rastrelliera. Grazie. Luciana Litizzetto! Ecco, ti aiuto. Luciana, no, non andare via però. Siediti un attimo ancora. Sì. Siedi là, perché adesso volevo fare una cosa, invece dirvi una cosa. Allora. Ma non è un po' lontano questa poltrona? Non è mai troppo lontano. No, o mi si sono accorciate le gambe, si è allontanata la poltrona. Sì, può darsi. Allora, volevo dire una cosa al nostro pubblico, non farlo. Non farlo. Metto qua. Non farlo. Oh. La temperatura. Ti siedi un 26 attimo. 26 e 1. Siediti. Allora. Martedì prossimo, cioè dopodomani, uscirà questo nuovo libro di Luciano Litizzetto, edito da Mondadori, si intitola Io mi fido di te. Il sottotitolo è Storia dei miei figli nati dal cuore. È un libro dedicato, pensato, pesato in ogni parola, è un atto d'amore infinito per i figli. È un tentativo per definire cosa significhi davvero essere genitori, per definire l'amore stesso, per trovare anche consolazione e conforto nei giorni difficili con i propri figli. E insomma, è un libro bellissimo. Ecco, mi dispiace dirlo. Ma infatti mi ha telefonato e mi ha detto, ah guarda, è proprio bellissimo. Io pensavo scherzato. No, è bellissimo. E voglio dire questo, che quando mi chiedono tutti com'è Luciana nella vita, perché alcuni pensano che non sia così come sembra, io dico no, è così, è anche peggio. Però dico, è una donna di grande coraggio, una donna di grande forza. Ecco, lo scoprirete leggendo questo libro. Questo libro è Luciana, è la donna forte, coraggiosa, che io conosco benissimo, che ciascuno potrà conoscere, scoprire anche nelle sue fragilità. Ci tenevo molto a dirtelo e ti faccio molti complimenti, è un libro, grazie, bellissimo. La domanda che ti vorrei fare, prima di parlare dei tuoi figli, di Vanessa e Jordan, che saluto,
Se tu non temi di esserti esposta un po' troppo con questo racconto, in realtà è la primissima volta che vengono fuori cose che insomma non tutti sapevano, non tutti sanno. Sì, io ci ho pensato tantissimo, è stato un libro con una lunga gestazione. E poi proprio anche Carrère dice che si scrive per mettere in salvo i ricordi, e quindi poi in questo tempo strampalato, dove anche tutta la questione dell'affido è passata un po' in secondo piano perché c'era il problema del Covid, le difficoltà economiche e mille altri motivi, io penso che sia un istituto bello, buono, interessante da salvaguardare, perché è un gesto di generosità assoluta, e ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza. È diverso dall'adozione, perché è come dire faccio un pezzo di strada con te, non so che cosa succederà, non so se tornerai nella tua famiglia di origine o seppure rimarrai con me, con noi, però intanto io ci sono, questa porta è aperta e ti aiuto a fare una vita, un pezzo di vita normale. È una genitorialità speciale, ancora più forte, perché molto voluta, ed è una genitorialità che riserva tantissime sorprese. Questa bellissima fotografia è di Luciana con Jordan e Vanessa quando erano piccolini. Sì, più o meno quando sono arrivati, perché lui aveva 9 anni sì. E lei ne aveva 11. Adesso sono due ragazzi bellissimi, grandi e bellissimi, devo dire molto simpatici. Jordan esce divinamente da questo libro. Che è un disgraziato, ho raccontato tutte cose vere, sì, no, ho risparmiato allora, alcune parti perché erano veramente troppo vere. Senti, racconta di quando forse è lui. Jordan, di quando ti hanno chiamato a scuola per il taglio di capelli. Ah sì, perché io penso di essere stata la mamma che ha più ricevuto chiamate della scuola al mondo, perché ce n'era sempre una, o intasava i bagni con la carta, faceva delle palle di carta, poi intasava tutti i bagni, oppure una volta ha venduto i miei autografi, dopo 3 settimane... L'ha venduti a 1 euro l'uno, tra l'altro, pochissimo, no, per dire una svalutazione, ti ha dato... Sì, no, ma perché mi ha chiamato la maestra, mi ha detto scusi, può venire a scuola... Certo, era passata una settimana, dico va bene, cosa c'è? Guardi, mi spiace dirglielo, ma suo figlio vende i suoi autografi. Ma io mi ero accorta, perché ritagliava le mie firme sul diario. E io gli avevo detto, perché io ancora ero Heidi, sai, cioè proprio. Certo. Mi ha detto, perché hai ritagliato? C'erano i gattini, e lui sì, c'erano i gattini. Invece ritagliava per andare a fare scambiare con le figurine, così. Poi una volta mi hanno chiamato per i capelli, perché avevo visto che aveva proprio uno scalino qua in fronte e dicevo ma che strano. E lui mi dice ma non hai visto che io ho sempre avuto questa sbirgola di capelli qua, questa vertigine. Io dicevo mamma mia, non me ne sono accorta. Invece sai cosa faceva? Tagliava i capelli e se li appiccicava sotto le ascelle per far vedere che aveva già i peli, ma non li aveva ancora, perché i suoi compagni li avevano già. No, ma è di una simpatia strepitosa. Tra l'altro hai detto... No, ma anche lei fa ridere. Sì, adesso però arriviamo. Adesso arriviamo. È meno matta di lui. E beh, una femmina più razionale, più composta. No, razionale, no. Però sì. Lei Vanessa, tutti e due ti chiamano Lu quando sì. Sono con te, ti chiamano mamma quando sono in presenza di qualcun altro. Sì, dicono mia mamma quando sono io Lu. Quindi ho questo sdoppiamento incredibile, perché non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l'hanno, quindi... È un po', insomma, è sempre stato un po' quel che non è più un problema, ormai mi sono abbagliata. Ma sì, ma sì, guarda, ma chi se ne importa, ma certo. Senti, Vanessa invece ha una serie di malesseri non codificati dalla medicina. Cioè, Vanessa ha delle malattie tipo le punge il naso, le frigge l'occhio, le fischia all'orecchio, delle malattie che non esistono nei manuali di medicina, e tutte le volte vuole che la porti da uno specialista perché ha quel problema lì, e non esiste uno specialista per il naso che punge, cioè capisci? E quindi devo sempre contenere queste malattie immaginarie. Senti, quante felpe ha perduto Jordan? Migliaia di felpe già da quando era piccolo, e poi io dicevo Jordan ma hai perso la decima felpa, e lui rispondeva ma mi sembra che possiamo permettercela una felpa in più, no? Sai quelle robe proprio che vorresti polverizzarlo così. Senti, però c'è stata quella bellissima telefonata invece, una parentesi di un sollievo che hai provato una volta quando ti ha telefonato la Digos. Sì, ero
pensa. Io stavo scrivendo, mi telefono dal telefono fisso, dico vabbè, sarà qualcuno che mi vuole chiedere se cambio il contratto. E invece mi dice, e rispondo, sì, mi dica, così già con un piglio. Questo mi dice, guardi, è la Digos. Ho detto, porca vacca, cosa ha combinato questa volta quel disgraziato? Dico, mi dica, quindi dolcissima, miele purissimo. Lo sa che lei è stata minacciata di morte? Ho detto, ah, meno male. Così dice, scusi, no, ma meno male perché veramente mi fa. E lei è la prima persona che quando le dico è stata minacciata di morte mi risponde meno male. Ho detto, ma lei non conosce mio figlio. Eh sì, appunto. Senti, chiudiamo con Vanessa e l'amore. Lei ha degli innamoramenti, purtroppo ormai si innamora dei ragazzi. Sì, ma totalizzato. Lui si innamora di meno, invece lei si innamora proprio, sì. È una donna, quindi è, insomma. Sì. E vuole partire per luoghi lontani? Sì, perché sono sempre innamoramenti a capofitto, cioè non è tipo ma mi piace questo qua, no, è l'amore della mia vita, gli amori romantici eccetera, e perché poi finiscono, adesso spero che non finisca questo, ma insomma spesso sono finiti. Ah, perché adesso è innamorata? Adesso è innamorata pazzescamente. E ha un fidanzato? E lo vede? Sì, lo vedo anch'io, tra l'altro, perché c'è questa cosa che tutti i fidanzati vengono a casa. Come tutti? Uno? No, cioè, vabbè, contemporaneamente uno, certo, grazie a Dio, no, però poi c'è questa, la mia casa è una casa aperta, no, quindi c'è. Ma anche ricordarsi i nomi è difficilissimo. È difficilissimo, perché poi hanno tutti i soprannomi, Pepe, Fefe, Meme, Ciuciu, Vavo, poi non, magari l'anagrafe si chiamano Giovanni, Francesco, Luca, Matteo, ma poi così, e poi se tutti sbagli, si incazzano, tipo le amiche di Vanessa sono tutte Giulia, quindi quello non ti puoi sbagliare, allora io le chiamo Giulia numero 3, Giulia numero 2, Giulia numero 7, tutte appello, non chiamate più le figlie Giulia perché è un casino, sono tutte Giulia. Io mi fido di te, Luciano Littizzetto, storia dei miei figli nati dal cuore, l'unica cosa che conta non sono i legami di sangue, sono i legami d'amore, quelli che siamo capaci, e anche le famiglie che siamo capaci di costruire, tutte famiglie, anche quelle non tradizionali. Tra l'altro la cosa che fa molto ridere dell'affido di Luciana e che anche l'affido nasce da un'idea di Maria De Filippi. Ma sì. È stata lei. È stata lei, un giorno sono andata a casa sua, mi ha raccontato la sua esperienza, mi ha talmente convinto, ma non so, travolto questa sua esperienza, detto, che ho detto ma ci provo anch'io, e così è stato. Brava Luciana. La Maria, sempre salutiamo Maria, Jordan e Vanessa.